Sono in 104 a prendere l'avvio da Palermo per il quarto giro dei Tre Mari. I concorrenti stranieri appaiono i più mattacchioni, quasi non curanti che li aspetta una cavalcata di 1600 chilometri. Tassinari, presidente del Vespa Club d'Europa, dà il via ai partenti, fra i quali Ada Pace di Torino, che si classificherà quarta. È un successo sportivo, organizzativo e turistico questo rally su due ruote, che conferma l'alto valore di un mezzo creato, potenziato e diffuso in tutto il mondo dalla genialità del lavoro italiano. Il tracciato del giro, che dal Mediterraneo al Tirreno, sfiorando l'Ionio, arriva all'Adriatico, è stato scelto con criterio e distribuito con logica, oltre che fatto correre attraverso le zone più belle e suggestive del meridione italiano. Sulle tortuose strade della Sicilia le Vespe passano di città in paese. Ecco a Messina, col ferry boat, il saluto dell'isola. Breve sosta a bordo prima di rimontare in sella verso la meta finale. Caldo, montagne e pianura non rallentano sulle strade calabresi, lucane e pugliesi. La regolare marcia dei vespisti che puntano su Bari. Senza penalità, quasi un prodigio, il genovese Guido De Rossi giunge vittorioso all'ultimo traguardo, seguito da ben 97 altri concorrenti.